Noi questa mattina presentiamo una provocazione, nel senso che vogliamo dimostrare che se si è rilanciata la Fiat, se mai si salverà l'Italia, lo si fa intervenendo anche sull'organizzazione, cioè pensando che debbano andare in pensione i più anziani, debba essere favorito un rinnovo, un innesto di giovani all'interno. La provocazione che noi oggi facciamo è quella di dimostrare che la pubblica amministrazione si paga da sola i processi di riorganizzazione. Basta che ce li lasciano fare. E purtroppo questo non è ancora avvenuto. Bastoni, bastoncini fra le ruote, vincoli, vincolini. Mentre invece bisogna costruire dei piani aziendali. Noi siamo un'azienda grande, 13.000 dipendenti, che eroga migliaia di prodotti, qualche centinaio di produzioni. Va ristrutturata, va organizzata come avviene in tutto il mondo, l'industria anche se diversa da noi. Questo è il lavoro che noi presentiamo questa mattina con, direi, dei dati significativi. Mi auguro che il nuovo ministro della funzione pubblica Brunetta, ma anche il ministro dell'economia, vogliano prestare attenzione, perché non si può solo dire che ci sono i fannulloni, non si può solo dire che la pubblica amministrazione non funziona. Per aiutare la pubblica amministrazione a poter funzionare. Noi ci siamo fatti un check-up, abbiamo capito che cosa serviva, stamattina lo presentiamo, mi auguro che ci vogliano aiutare a lasciarci fare il nostro lavoro, abbiamo bisogno solo di questo.